Grazie, benvenute in un nuovo vlog del canale di Deborah and Baby. Io sono appena tornata da scuola, sono andata ad accompagnare i bambini a scuola e ho preparato già il mio secchiello con l'acqua e la pezza e la pezzolina per asciugare, perché devo fare i letti dei bambini e il mio e devo togliere la polvere e lavare a terra, quindi oggi è una giornata molto molto impegnativa di servizi. Devo stendere ancora la lavatrice, pulire i bagni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono le 9, per le 11 spero di farcela, anche perché, come vedete, non ho molte sciartapelle sui mobili. E quindi, per esempio, ci sono giusto due pupazzi lì, altri due pupazzi di là. Diciamo, questi sono il comò, la televisione e l'armadio, ecco. E quindi subito faccio in camera mia la stessa cosa. Ti volevo far vedere il mio pranzo, che cosa mi sono preparata. Allora, questo qui è il risotto, quelli là già pronti, quei famosissimi risotti pronti. E questo qua è con gli asparagi. E poi di qua mi sono fatta una bella caprese e un pacchettino di crackers, il bicchiere e l'acqua. E niente, ora mangio, poi mi riposo un pochino perché da stamattina è stata veramente una giornata molto stressante, piena piena di servizi, cioè mi sono fatti di tutto, mancano soltanto tutti questi panni da stirare. E poi ho fatto la casa super in ordine, anche se so che appena vengono i bambini gli succede di nuovo il patapam. Ragazzi, io mangio perché ho famissima e il bimbo anche lui ha molta fame. Buongiorno ragazze, oggi è giovedì 9 febbraio. Io sto andando a consegnare un attimo delle mattonelle a un rivenditore di mattonelle che servivano a mio marito e io devo riportare. E dopo vado a fare un pochino di spesa all'Eurospin, che non so se avete visto il volantino, ha delle bellissime offerte a quantità limitata. Quindi, per esempio, il pacco da gocciole da 1 kg a 2 euro, che è normale da 700 grammi, costa 1,70 euro, quindi è molto conveniente. E da tutte, diciamo, tutto questo effetto così, la ricotta anche da 450 grammi, 79 centesimi, ha tutte, diciamo, buone offerte. E niente, sto andando lì. Oggi il tempo è brutto. Infatti i bimbi non li faccio, Vincenzo perché deve andare al centro e quindi non lo faccio mangiare. Invece Christian, il più piccolino, non ha voluto mangiare, poi sinceramente non lo voglio far mangiare perché il tempo non è dei migliori e quindi preferisco portarmelo a casa, almeno so più, ecco, esco una volta, non esco 50 volte, vai, vieni, vai, vieni. Che sinceramente se piove non ne ho proprio voglia, ecco. Niente ragazzi, io sto facendo dei video molto, molto spezzettati, dei mini vlog, più che altro soltanto la mattina perché poi il pomeriggio, cioè, non vado da nessuna parte, sto a casa e quindi non saprei che cosa farvi, ecco, che cosa farvi vedere. All'infuori di stare sopra il divano, preparare la cena, mangiare, togliere la tavola, rifare la cucina, cioè le solite cose. Invece la mattina più magari vado a fare un servizio, qualche commissione, una cosa in un'altra e quindi ecco il tempo mi passa. Oppela! Abbiamo fatto una curvona. E niente, quindi faccio questi mini vlog soltanto di mattina e poi comunque è sempre questo telefono che non si vede una ceppa. Quindi a volte mi vergogno, tra virgolette, di fare questi video perché non si vede niente, cioè a confronto di altre che me ragazze che magari usano, ecco, queste digitali molto professionali, molto io so con un semplice telefono che non so neanche come mi vediate, magari da sopra il computer o sicuramente penso non mi vedete affatto bene. Però ve l'ho detto già, la passione, ecco, ce l'ho e quindi vorrei iniziare così per poi vedere se la cosa va, diciamo, in porto, con magari comprare una digitale. Aspetta che il telefono trema tutto. Comprare una digitale ed ecco, fare dei video migliori.
Allora, questa è la spesa fatta, sono appena tornata, sono giusto delle cosine che stavano in offerta e vi faccio vedere, non ricordo i prezzi comunque. Questa qua è la spesa fatta da Eurospin e aveva tutte queste promozioni grandi del risparmio e quindi invece di essere una confezione normale come la vendono sempre è un po' più grande, infatti pure la maionese, vedete, 700 ml invece di 500, le gocciole e tutto. Allora ho comprato questi panini qui per la merenda di oggi dei bimbi, per il pranzo, la merenda, ho pagato 40 centesimi. Poi ho preso questo qui, 59 centesimi, broccoletti, 500 grammi. La ricotta questa qui, se non erro, 79 centesimi. E invece di 500, invece di 2,50 è 4,50. Quindi questa qua è grande. Poi ho preso questi due yogurt che ai miei figli piacciono. Questi qui costano pochissimo, 19 centesimi l'uno. E due di questi qui con i confettini, questi qui costano 69 centesimi, sempre l'uno, e sono a fragola, che a vaniglia non glieli compro mai, però qualche volta devo comprare. Poi il pan bauletto, che lo stesso era in offerta, c'è scritto senza olio di palma, in offerta 49 centesimi. Poi gli spaghetti, vedete che paccone grande, 1,5 kg. Io amo gli spaghetti, soprattutto con il pomodorino. E le cose buone, vedete, qua dietro trovate sempre qualche ricetta. Sempre qualche ricettina. Questi qui sono costati 69 centesimi. Poi la maionese da 700 grammi, quindi quasi 1 kg, pagata 1,09 euro. Poi gli gnocchi, sempre 1 kg che li vorrei fare domenica, pagati. Non ricordo, mi sembra sugli 80-60 centesimi, non ricordo. Questi qui, 89 centesimi, biscotti petit, non li ho mai mangiati, però li ho comprati per fare magari una torta della nonna, così una torta veloce. Le gocciole che noi amiamo, infatti ho preso due pacchi, soprattutto io, da 1 kg sono, senza olio di palma, pagati 1,99 euro l'uno. Allora, ecco, sono andata a girare un attimo i bucatini per fare la pastiera di maccheroni per mio marito per il lavoro. Allora, stavo dicendo, le gocce le ho pagate 1,99 euro l'uno, ne ho presi due pacchi. Questi qui di solito li vendono, diciamo, i classici di 700 grammi a 1,69 euro, quindi diciamo 1,70 euro. E questi 10 giorni ci sta l'offerta di 1 chilo, praticamente 20-30 centesimi in più e sono ottime, infatti ne ho presi due pacchi. Poi ho preso questo pacco di uova fresche da allevamento a terra, pagato 1,19 euro. Poi ho preso due confezioni di Yussel, perché comunque è per fare una pasta, una cosa veloce, un rustico. Ecco, per esempio, dovessi fare la pastiera di maccheroni, sono sempre comode. E pagati 59 centesimi l'uno, se non erro. La Philadelphia 79 centesimi. Poi il petto di pollo era in offerta, pagato 2,83 euro. E credo siano 5 fettine, 5-6 fettine. Poi ho preso questo qui arrosto di petto di pollo a 1 euro. Bresaola lo stesso in offerta 1,59 e il salame Milano a 85-89 centesimi, non ricordo. Questa qui è la birra, noi beviamo sempre questa birra qua oppure quella lì al limone, è pagata, se non erro, 79 centesimi costa. Poi l'olio di semi vari in offerta a 89 centesimi, il succo di frutta pera 1 euro, 99 centesimi, e questa qui è lo stesso i grandi del risparmio, invece di essere un litro normale, un litro e mezzo, 1,5 litro la fanno, è 1 litro 7,50, pagata se, pare 69 centesimi. Mi sembra 69 centesimi. Allora, questa qui, come vi dicevo, è la spesa fatta praticamente ad Eurospin. Che da questo. E comunque ci manca ancora il formaggio grattugiato. Allora, intanto vado a girare la pasta. Il formaggio grattugiato che non l'avevano portato. Le fragole da 500 grammi a 2 euro. Le promozioni, diciamo, di San Valentino, no? Poi le dammer e dammer. Ma è pagato. No, pagato. Costava 1. 1,49, 1,29, però ancora non era arrivato e quindi niente, non l'ho potuto prendere. Comunque un 3-4 cosine non erano arrivate, non l'ho potuto prendere.
Adesso voglio far vedere, invece ho preso altre giusto 4-5 cose al Sisa, che da noi praticamente si chiama Iperg. Vi faccio vedere, ho preso giusto qualcosa in offerta perché sinceramente io spendo sempre da Eurospin avendo delle buone cose. Allora vi faccio vedere. Allora ho preso questi due qui in offerta per i bambini per la scuola a 89 centesimi l'uno. Poi ho preso queste fragole qui, 1,13 euro, che è la mia frutteria giù, praticamente le vende 2 euro questa confezione così, quindi ho voluto prendere giusto un sacchettino per i bimbi. Poi le zucchine che costavano 2,65 euro al chilo, il prezzo è buono perché giù della mia frutteria ve lo vi 3 euro al chilo, quindi queste qua ho pagato 1,80 euro. Poi giusto altre due tre cose ho preso, aspettate, questi qui che è la prima volta che li compro, Estate Fruit 20% succo di frutta, e ho preso arancia e passion, arancia e passion, questo frutto della passione. Praticamente c'era anche pera ed uva, però sinceramente non li abbiamo mai provati, quindi ho preferito più questo qua, che magari sarà più un gusto delicato in confronto alla pera e l'uva, che forse ai miei bambini può disgustare. E questi qui tre sono costati 1 euro. Pannolini Haggis per il bimbo più piccolo, perché la notte fa, lo mangio soltanto la notte, quindi 16 pannolini mi durano 16 giorni, pagati 3 euro in offerta. E glielo metto praticamente soltanto la notte, perché ancora non si è imparato ad alzarsi dal letto a fare la pipì. E per ultimo ho preso questo tonno qua, palmera, la prima volta che lo compro, ne sono 3 per 80 grammi all'olio di oliva, e questo qui mi è costato 1,49, 1,59, non mi ricordo. Comunque questa qui è la, diciamo, la piccola spesuccia fatta. Eurospin VS Sisa. E niente, ragazzi, ora sto cucinando la pastiera di maccheroni, vi ripeto, per mio marito. Sto facendo cuocere, vedete, i bucatini. Poi dopo li scolo, li mescolo con le uova e gli Ustel. E niente, gliela porto perché sono le 11:30, a mezzogiorno mangia. E vado a prendere i bimbi. Devo ancora cucinare per noi. Non so che cosa cucinare, ma vabbè.